Trovati ragazzi, siamo ritornati su Everybody's Gone to the Rapture. Proseguiamo il nostro walkthrough. Ho interrotto un pochettino perché è arrivato Skyrim, ho fatto centinaia di tutorial. Eravamo rimasti nel capire perché la madre di, ora non ricordo più il nome, lo stesse cercando, perché secondo lei, porca miseria, ecco perché i giochi si devono giocare uno dietro l'altro e non dopo tanto tempo, cioè dopo tanto tempo passato qui ricordo che c'era il signore distrutto. Si è riuscito a salvare. Boh, sembra di sì. Beh, bella sta qua. Va, che ci siamo buggati. No. Ok, ora mi serve la lucina. Eravamo stati, io ricordo, là sopra. Ed era successo un patatacco. Torniamo indietro, proviamo a tornare indietro. Se si manifesta la nostra lucina mi farebbe un grandissimo piacere, onestamente. Penso che farebbe piacere anche a voi, perché così in questo modo non vagiamo come dei pirla. Qui c'è una radio qua vicino. Ok, anche una mappa. Steven ha chiamato. Ecco, Steven. Vuole spegnere il ricevitore. Parlava di casi in tutta la valle. Ci sono delle scariche elettrostatiche intermittenti che si irradiano dalla Torre 6. La corrente al cancello principale è saltata. Appena il flusso di dati si sarà calmato, darò un'occhiata. Ok, volevo interrompere la trasmissione alla torre 6. Quindi penso che presumesse che il tutto veniva da lì, in modo tale da isolare questa comunicazione e cercare di togliere del tutto, diciamo, la possibilità a questo virus, a questa specie di entità astratta che ancora non si è capito, di uccidere altre persone. Uccidere, se sembra se uccide, giusto perché qui non mi sembra che si stia parlando di morte. Ma Lucina, dove sei? Io sto tornando indietro, ma non mi sembra che dobbiamo tornare indietro. Proviamo a proseguire di nuovo da quella strada, che io sono stato stupido perché sono tornato prima indietro. E poi provo ad andare avanti. Quella radio non l'ho trovata, non l'avevo trovata, quindi mi sarei perso questa conversazione opzionale, diciamo. Il micciottolo. Una fogna, altro che fiammiciattolo. Che poi qui c'è una mappa e non si capisce. Non si capisce dove siamo noi. Proviamo a proseguire, dai. Andiamo avanti. Intanto c'è qualche calo di framerate, devo dire. Vabbè, fa girare tutto sto ben di Dio. Giusto, però. Allora, proviamo a proseguire. Non mi ricordo se la strada era chiusa o meno, a dirvi la verità. Però sono sicuro che se la lucina si deve manifestare, si manifesta. Da qua forse si può. Sì, mi sembra che si possa proseguire. Credo ci sia qualcosa. Vabbè, noi proseguiamo, andiamo avanti. E vediamo che c'è, tanto non ci costa nulla. Molto anonimo per il momento. La lucina non si è mostrata per niente. Mi sento solo. Può capitare qualcosa da un momento all'altro. Allora, qui cosa c'è? Qui c'è la mappa, è più o meno. Vediamo. Noi siamo qui. Sì, you are here. Dobbiamo arrivare qui verso la fine? No. Noi stiamo proseguendo, stiamo andando. Ah, lì, guarda, c'è un altro simbolo dell'infinito. Non si può zoomare, cazzerola. Proseguiamo dritto, andiamo là nel simbolo dell'infinito. Vediamo se accade qualcosa. Allora, freghiamoci di qua.
Perché è anche vero che questo simbolo c'entrerà più o meno qualcosa. Allora, vediamo se qua si può esplorare. Questa casa si può esplorare? Non mi sembra. No. Qui c'è una radio. Rachel tesoro, scusa se sto registrando sulla tua musica, ma noi, cioè io e tuo padre, se torni a casa, cioè so che la signora Graves si sta occupando di te, ma se torni, volevo dirti che stiamo andando da Barbara. Evie! Evie! Sto lasciando un messaggio a Rachel, vuoi salutarla? Santo cielo, Evie, non abbiamo tempo! Quella dannata macchina non parte, dobbiamo camminare. Sam, è per Rachel, in caso tornasse qui. Charlie dice che vanno tutti al circolo. Rachel è al campeggio, non ti preoccupare. Rachel, tesoro, come ti stavo dicendo, saremo al circolo, ti aspettiamo lì. È meglio se resti dove sei e fai quello che dice la signora Graves. Ti vogliamo bene, ciao. Hai finito? Bene, prendi quella benedetta valigia e andiamo. Avanti. Complimenti al padre, che vuole tanto bene la figlia. Altre mappe. Allora, qua dietro non c'è niente. Andiamo a guardare altri panisteri. Tutti bianchi e qui adorano il bianco. Adorano tutti il bianco qui. Un altro capanno, degli attrezzi. Scommetto con quella sega maledetta là in dotazione. Non si può aprire, non si vede. Maledetti. Si sono salvati dal... da un design un pochettino schifoso di queste candinette esterne. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti, cerchiamo in quella casa. Vediamo cosa c'è in quella. Signora! Signora! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, è aperta. Attenzione. Qui ci sono queste casette che sono per le api. Mi è stato detto che sono per le api. La mia compagna mi ha detto che sono per le api. Quindi io... scusate la mia ignoranza, attenzione. C'è qualcosa nell'osservatorio con me. Sento che cerca di comunicare. Quando si avvicina, vengo invasa da un profondissimo senso di... solitudine. Quindi Kate questo qualcosa lo percepisce. Come tra l'altro l'ha percepito l'amico del padre, quello che poi è diventato Luce. Io purtroppo con i nomi faccio abbastanza schifo, soprattutto se giochi il gioco dopo tanto tempo. Entriamo qui dentro. Tutto molto buio. L'orologio ovviamente fermo alle 6.07. Però... si sente che cammina, ma è fermo. Boh. Qui dentro cosa c'è? Niente. Saliamo sopra. Una casetta molto piccola, devo dire. Perché si è fermata la musica? Wendy. Wendy, svegliati. Eddie. Sei tu? No, sono io, Frank. Oh, Frank... la porta era aperta. Ho pensato che a Graham non dispiacesse. Ma certo che no. Che ci fai qui? Cercavo Steven, ma ero stanchissima. E la porta era aperta. Hai ascoltato la radio? Credo di averlo sentito alla radio. Tutta la valle. Non lo capisci? Non è una cosa astratta. Qualunque cosa sia arrivata alla torre è uscita fuori. Hanno messo in quarantena tutta la valle. È proprio qui, nell'osservatorio. È uscita nel mondo. Si sta adattando e diffondendo. Lo capisci? No, non possiamo scacciarla. Di chi sta parlando? Non lo so. Ma forse posso contattarlo con il baracchino. Vai a casa di Steven. E se riesco a contattarlo, gli dirò di venire a cercarti. Ricordo che Wendy è la madre, appunto, di Steven. Vediamo se possiamo interagire con la radio. No, non si può interagire. Tratto tutte le radio uguali. Si può interagire col binocolo? No. Comunque ci finirà sicuramente all'osservatorio, perché Kate percepisce questa entità che Steven dice che non è astratta, perché ovviamente si sta adattando a tutte le varie forme
di comunicazione molto probabilmente. Vediamo cosa è successo qua. Altre mappe. Qui c'è qualcosa. Cos'è? Una fermata degli auto uguale a quelle nostre in Italia, proprio identica. La stessa organizzazione, proprio uguale. Ovviamente questo design ha preso spunto da delle zone. Oi. Ah, ok. Dannato trabiccolo. Accidenti. Dai, non mollarmi. Scenditi, maledetto. Avanti. Come era prevedibile, non si era acceso, perché sennò non fosse stata qua la macchina. Però almeno le frecce funzionano. Freno a mano tirato su, la sicurezza prima di tutto. Allora, qui ci sono molte strade, però credo sia una via senza... Qui c'è una radio. Dove sei, Wendy? Sì, mamma, ci sono! Steven! Sto salendo! Tim! Porca miseria! Che cosa hai fatto, Steven? Ma dove siete? Oh, Kate! Deve esserci una logica nella traccia. Cambia in base a quello che faccio. È viva. È l'unica spiegazione. E fino a qua ci eravamo arrivati, che comunque era... Oh, 607 anche questa sera, che era un'entità viva. Senziente, molto probabilmente, perché... Allora, qui ci siamo andati... Cos'è successo? Un glitch nella porta. Prende di che? Oh, un altro capanno. Oh, dove sei? Sei qui! Venendo a salvarci. Ora puoi venire fuori. Andrà tutto bene. Sento gli aerei. Come quando tornò Eddie. È come se tuo padre ritornasse a casa. Anche il percorso con la nostra Wendy è terminato qui, molto probabilmente, come fu per padre Jeremy. Proseguiamo. La fine di ogni tra virgolette capitolo è stupenda, eccezionale. Sempre questo cielo a farci quasi sentire come se fossimo così piccoli. Per questo penso di un'entità extraterrestre. A parte che questo cielo non si vede così da milioni di anni, migliaia anzi di anni. Continuiamo ad andare avanti in questo percorso illuminato, sbriluccicoso.
vediamo cosa ci attende alla fine. Un po' più lungo del percorso di Padre Jeremy. Poco poco. Cos'è sta roba qua? Niente, solo lucine. Non è che salta fuori qualcosa dal buio e dice "Rah!" Maledetto disgraziato. Là gli lancio il joypad. La lucina è riapparsa. C'è qualcosa che cammina sulla sinistra. È Groot la lucina. Noi siamo Groot. Frank. Godiamoci la musica. Continuare a punirmi. Alcune persone non dimenticano, Rhys, e non hanno niente di meglio da fare che ficcare il naso negli affari altrui. Non ci puoi fare niente, figliolo. Ma io mi comporto bene. Scommetto che la signora Graves ha paura che io possa fregarle qualcosa appena mi gira le spalle. Lizia a posto è una delle brave persone. Non è che lei sia proprio onesta con il marito. Ma smettila! Ti arrabbi perché la gente ti giudica. Vacci piano a giudicare gli altri. Effettivamente. Scusa, Frank. Tieni bocca chiusa, testa bassa e non ficcare il naso. Ce la fai? Bocca, testa, naso. Capito. E stai alla larga da quella Rachel. Se mi sono accorto io di come vi guardate, se ne sarà accorto anche suo padre. E non ti conviene che Sam Baker ti venga a cercare. Ora passami quella chiave e vediamo se riusciamo a rimettere questa ruota. Frank mi sembra un gran bravo uomo. Prima l'ha scavaccato, ok. Ok, ora che la musica è finita possiamo... Mamma mia, ma che paesaggio. Veramente eccezionale. Andiamo all'ombra di quest'albero e vediamo che cosa... Anche la fisica è fatta bene, come vedete, le piante non ci trapassano, ma le spostiamo. Noi, piante, grano in questo caso. Ok. Si vede l'osservatorio da laggiù? È sul crinale, appena superato il mulino. Ah. Vuoi vivere vicino alla stazione per avere una via di fuga veloce? Qualcosa del genere. Quindi tra te e Steven, mi pare non corra buon sangue tra di voi, eh? È una questione tra me, lui e le mucche. Questa me la devi spiegare. Sono solo affari nostri. Senti, a me sembri una in gamba. Non devi preoccuparti di quelli del villaggio. A me basta che mi lasciano in pace. A Steven piace essere al centro dell'attenzione. Niente è cambiato allora. Francis Appleton! Sei un uomo terribile. Non mi sorprende che tua sorella non ti parli. Ok, quindi Frank e Kate si conoscono e torna sempre in modo persistente questo osservatorio, quindi io credo che la meta finale sia appunto l'osservatorio. Tagliamo. Ti seguo, Lucina, dai.
Dove vai? Mi fai rincoglionire però. Cosa gli ho detto? Ragazzi, ascoltatemi quando vi dico di non prendervi una lucina. C'è il mistero. Allora, ritorniamo innanzitutto sul sentiero. Non lo sa manco lei dove deve andare. Andiamo di qua, vediamo se sto facendo la strada giusta. Lei torna indietro, boh. Gigantesco come posto. Ok, se fammi strada. Oh. Non si capisce dove devo andare. Una radio. Al microscopio si vede che la luce stava seguendo la struttura cellulare delle sue ali. La semplicità del sistema nervoso degli insetti sembra impedire un'infestazione completa. Quindi non sono soggetti all'emorragia rilevata negli uccelli. Ma Steven si sbaglia. Non è un attacco, ma la conseguenza di un tentativo di comunicare. Sta diventando più intelligente. Apprende mentre si adatta. Ritengo che la comunicazione sia imminente. Ecco, come pensavo io e presumo anche molti di voi, non sono venuti per fare del male, qualunque, chiunque esso sia. Secondo Kate sta cercando di comunicare. Va, che paesaggio. Mamma mia. Rallenta anche il personaggio per farvi ammirare tutto sto splendore. Quindi tenterà di comunicare, penso, in qualche modo. Magari attraverso un tramite. Non lo so, onestamente. Ancora si sa davvero poco. Noi siamo... Dove siamo? Qua, You Her Hair. Che ci siamo spostati verso il centro. Allora vediamo che cosa c'è qui dentro. Canale 9, rispondete. Rispondete, 9. Quei cowboy smarrito, qualcuno mi riceve? Pronto? Canale 1-9, Sherlock viaggiante. Charlie, mi ricevi? Passo. La mia pronto? Mia moglie. Ma chi è? Le bambine. Dannazione. Sai benissimo che non c'è altra scelta. Non posso farlo, non me lo chiedere. Mi stai chiedendo di condannare a morte la mia famiglia. Dannazione, credi che non lo sappia? Io sarò ancora qui quando butterete quella merda. No. Non mi parlare di sacrificio, no. Brutto bastardi, codardo del cazzo. Stupidi bastardi! Se credi di sapere cosa fare, vieni qui tu a occupartene. Digli che non abbiamo più altra scelta. Digli di farlo. Dovete farlo adesso. E Frank ha intercettato la comunicazione tra Clive e Steven, dove parlavano appunto della possibilità di lanciare la bomba su questa cittadina. Per, diciamo, distruggere questa entità ancora a strata, che non sanno bene che cosa sia e non sanno come comportarsi. Ok ragazzi, questo quarto walkthrough finisce qui e come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, scrivete sotto magari nei commenti cosa ne pensate voi, condividete il video se volete, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti, vi ringrazio, alla prossima.